indovinate dove sono e cosa sto facendo. Sto ciclo galleggiando a Venezia, che è talmente speciale che l'UNESCO, per non saperne leggere né scrivere, l'ha dichiarata tutta patrimonio dell'umanità, città e laguna compresa. Venezia, Venezia va bene, Venezia è bella, bellissima, Venezia non ci sono le macchine perché ci sono i canali e le barche. È anche vero che Venezia è una città che lotta a sua volta contro l'inquinamento. Ecco, se noi riusciamo a salvare Venezia, salviamo il mondo. Qui lo dico e qui lo annego. Se non annego prima io. Certo, io capisco che ho un po' scandalizzato tutti i veneziani perché questa non è un'imbarcazione tradizionale. Beh, io ho potuto pedalare sull'acqua solo per stavolta in via del tutto eccezionale, ma se è per questo non è tradizionale neanche la barca di Piero. Sto navigando su una barca elettrica. Una barca speciale elettrica. Sono su Cargo 31, un capolavoro di ecoingegneria navale del comandante Piero Tosi. L'ultimo grido riguardo la tecnologia. È una barca futuristica. Questo è il nostro prototipo. Barca ecologica dell'anno europea 2020. 2020, giusto. Ha una serie di pregi. Ovviamente non inquina, e questo è il primo. Sembra incredibile, sì, ma Venezia ha problemi di inquinamento. Certo. È altro che. Con le navi che rientravano, ma anche noi con le barche, con i motori diesel, si inquina. Cioè, mentre questa non inquina. Certo. E soprattutto consuma poco. E quindi che autonomia ha? Da questa velocità 4 ore e mezza ce l'ha. Con questo motore non facciamo moto ondoso, cioè non solleviamo l'onda. Questo è importante perché l'onda nei canali a Venezia crea parecchi danni a lungo andare. Sì, sì, è una tragedia addirittura. Poi ha uno spazio enorme. Sì, ha uno spazio di carico superiore alle tradizionali. Perché non c'è il motore, non c'è niente. Il motore è tutto sotto il fondo. Il peso in basso significa stabilità e manovrabilità, e lo spazio maggiore è importante. Se carica molto, e carica moltissimo perché è tutta disponibile per il carico, vuol dire che fai meno giri. Se fai meno giri, comunque inquini di meno. Diminuisci di metà il traffico. Cargo 31 è davvero una barca ideale e potrebbe essere un'opzione alternativa per Venezia. Chi è che vi progetta le barche? Che sono io che ho queste idee, che le metto in pratica. Ma dai, ma chi è Piero Tosi? Questo signore qua, quando era in prima elementare, smontava le lavatrici per tirare fuori il motorino elettrico e già pensava a come fare una mobilità elettrica. Ma hai preso la scossa da bambino? Com'è che ti è venuto questo pallino? Guarda, quando ho fatto la quinta elementare, i miei genitori mi hanno chiesto cosa volevo come regalo. Io gli ho chiesto un piccolo motorino elettrico da mettere sulle barche piccole. Piero ha cominciato da piccolo a inventarsi delle imprese e la più importante risale al 2005. Una prima barca elettrica che addirittura si autoalimenta con pannelli fotovoltaici. Una barca con la quale ha fatto il giro d'Italia, da Venezia a Genova, e che ha chiamato IMES. Imbarcazione a mobilità elettrica sostenibile. E ha funzionato, siamo andati e ritornati. Della soddisfazione non si può neanche parlare.